Si è infiltrato nella Chiesa cattolica per poi penetrarvi profondamente nei secoli successivi fino ad influenzare direttamente i vertici del clero, giungendo a pilotare direttamente il concilio della rivoluzione cristiana. Il Vaticano II costituisce uno sforzo splendido della Chiesa per riadattarsi al mondo more giudaico talmudico. In questo avvenimento considerevole vi è, nel senso migliore del termine, un germe rivoluzionario, ma se tale germe è concepito, non è ancora sbocciato. Se è permesso di paragonare il concilio ad un'altra rivoluzione, di natura ben diversa, questa rivoluzione religiosa non è ancora che al suo inizio. Essa non è che alla notte del 4 agosto 1789. Chi scrive queste meravigliose parole? Ora, qui lo riferisce Don Nitoglia in un libro intitolato Per padre il diavolo, un'introduzione al problema ebraico secondo la tradizione cattolica. Cusano Milanino, Milano 2002, pagina 272. Le parole del commento sono di Gilles Isaac, membro del B'nai B'rit e redattore dei documenti di Nostra Aetate. Dopodiché io chiudo perché mi sembra di aver spiegato a chi ci sta a seguire come stanno realmente le cose. E soprattutto perché dobbiamo andare a pranzo. A pranzo, ma già alla faccia dei preti, alla faccia dei preti che hanno sempre gozzovigliato da poi che sono esistiti alla faccia del popolo che ci crede. Bene. Aug. Ho parlato veramente troppo oggi. Veramente troppo. Abbiamo parlato